fabbrica diventa bella grazie alla cultura e alla creatività. Arieti inizia un vero e proprio percorso di arte e cultura all'interno delle aziende per testimoniare quanto e come le imprese offrono in termini di presenza nel territorio, producendo non solo valore economico, ma anche sociale ed identità. Si intitola Arti in Fabbrica ed è l'idea di un'industria che nel capoluogo reatino e nell'ambito della settimana della cultura di impresa di Confindustria ha realizzato una mostra di opere d'arte di artisti locali a tema e tecnica liberi. Il connubio fabbrica-arte dovrebbe essere normale, cioè nel senso che è questa occasione che è stupenda vedere tutte queste belle opere nella fabbrica, nelle cose, però è un giorno o 10 giorni o un mese, quello che è. Dovrebbe essere normale avere la felicità dell'arte all'interno della fabbrica. Quando si entra in un ambiente colorato, bello, pulito, eccetera, è anche quello che va a lavorare con una passione diversa. Se si pensa che l'arte è talmente importante e talmente bella che Picasso amava dire che fare dell'arte è come far l'amore. Quindi io credo che questo esperimento non dovrebbe limitarsi a un momento, diciamo così, gloriosissimo, bello, pieno di gente, eccetera, ma dovrebbe essere la normalità. L'esposizione è concentrata all'interno delle aziende e negli spazi di comune aggregazione. Tele e sculture in pietra e legno disegnano un percorso ideale di colori e concetti attraverso mense, reparti di produzione, aule formative, sale d'attesa, ricevimento e spazi esterni e possono essere fruibili sia dai dipendenti sia dal pubblico. Lombardini, come una delle aziende che ha contribuito ad inventare il nucleo industriale di Rieti fino al 74, ritiene ovviamente molto importante questa iniziativa. Altresì la famiglia Colere, della quale l'azienda ormai fa parte, tiene molto a queste iniziative a livello sociale, come azienda importante da oltre 40 anni nel territorio reatino, tiene in particolar modo ad avere attivato questa iniziativa. Questo per noi significa comunque tenere i contatti con il territorio, con le scuole, con gli artisti, con qualsiasi cosa abbia importanza a livello territoriale. Sia Rieti che Reggio Emilia, queste attività si ripetono molto spesso nell'arco dell'anno e vengono poi introdotte a livello aziendale nell'intranet sia di Lombardini che della Kohler, per portare questi messaggi a livello non soltanto del territorio reatino ma nazionale ed internazionale nel circuito della Kohler. E per noi è segno di orgoglio aver fatto questa cosa e aver partecipato a cultura d'impresa di un'industria. Il successo di questa iniziativa è evidente. Abbiamo visitato la Lombardini, dove si è mescolata l'arte alla meccanica in una maniera veramente inattesa. E qui in Telpre stiamo godendo oggi della presenza di queste opere ed è veramente un dono che ci è stato fatto tramite la Unione Industriali di Rieti. È stata un'intuizione maturata all'interno del comitato della settimana della cultura d'impresa di un'industria che abbraccia tutte le province del Lazio. Portare la cultura nell'impresa è una frase sbagliata, la impresa è cultura. Esprimendoci in termini di cultura, in effetti noi portiamo la cultura dell'impresa fuori dall'impresa e la condividiamo con quanti operano nei vari rami della nostra società. Alla base di tutto il nostro lavoro c'è la cultura e la cultura non può che nascere dall'intuizione, cioè dall'arte. Quindi arte, cultura e impresa sono un tutt'uno che ci auguriamo attraverso anche il beneficio della Unione degli Industriali e di un'industria, di poter disseminare e rendere più evidente e più di comune utilizzo. Questa bella manifestazione fa venire la voglia di continuare. Continuare significa fare una sorta di permanente. Quindi vedremo di poter fondare un'associazione alla quale potremmo dare uno stabilimento praticamente oggi non utilizzato per scopi industriali e di poter offrire questo stabilimento a tutti gli artisti di Rieti che vogliono esporre o anche che vogliono lavorare.
Gli artisti testimoni all'interno dei percorsi museali delle aziende provengono dalle scuole d'arte riatine, la scuola del maestro Franco Bellardi, l'altro studio del maestro Alessandro Melchiorri e gli artisti Izel Cosentino, Marcella Medicova, Emiliano Giglioli e lo scultore Felice Rufini. Sono passati già 40 anni da questo gioco, che ho iniziato con questo gioco un po' pesantino, tutto naturale, proprio spontaneo da dentro, ma lo immagino subito da una figura che mi rimane impressa e parte subito un lavoro di mani, di manualità, dalla mano che parte va da sola. Vero questo, è stata una bella iniziativa a mio avviso, perché così le opere d'arte, perché nel nostro piccolo anche noi pensiamo che sia un'opera d'arte questa qua, sono comunque elementi di moda, elementi che contraddistinti dal Made in Italy, questo parquet che noi produciamo, e quindi sta benissimo insieme a queste opere che sono veramente belle. Noi siamo un'azienda che è data 1903, mio nonno ha iniziato questa attività, poi mio padre, poi noi, poi ci sono i nostri figli, e quindi può ancora andare avanti questa attività. Produciamo questo parquet, cerchiamo di portarlo un po' in tutto il mondo, stiamo cercando insomma di fare del nostro meglio. Grazie per l'iniziativa, ci ha fatto piacere, ha portato un po' di persone qua, anche culturalmente diciamo abbastanza elevate, e quindi grazie per questa iniziativa. Taglio del nastro di arti in fabbrica nelle aziende ospitanti, tra le autorità ed i vertici dell'Associazione Reatina di Unindustria, il presidente Alessandro Di Venanzio, il presidente della piccola industria Francesco Fuggetta, il presidente della sezione legno arredo e nautica di Unindustria Guido Giacobbi, Pasquale Di Nella Capano, amministratore della Telespress Italia, Antonio Massari, responsabile della risorse umane Coel Engines, e tantissimi artisti espositori per una cornice d'eccezione che mette insieme arte e industria e che soprattutto racconta di un patrimonio possibile tra il patrimonio culturale e il settore produttivo. Una lettura che negli anni dello strapotere del mercato e della finanza sottolinea la necessità del tratto umano, l'importanza del legame tra imprese, società e cultura per una società più equilibrata e giusta. A me mi colpisce per davvero, ecco, questa presenza di una donna che porta un bambino nelle sue mani e altri migranti accanto. Un bambino è segno sempre di vita e di speranza, e so che dalla politica di integrazione nascerà non solo un'Italia migliore, ma un mondo migliore. Io vedo Papa Francesco che viene dall'Argentina, figlio di migranti, così gli Stati Uniti sono costruiti alle spalle di tanti tanti migranti, e penso che sia altrettanto il futuro dell'Occidente, soprattutto dell'Italia. E quindi faccio un augurio anche all'imprenditoria di avere questa sensibilità, questa apertura verso questo mondo. Quei figli che nascono qui saranno le menti migliori che ci inventeranno altre cose.